60 in testa Skriniar. Nuova live reaction Milan PSG, sono qui con Martina. Ciao Marti. Ciao Dani. Emozioni, sensazioni, vibrazioni. Possiamo dire che non ci crediamo. Da solo. 8 minuti. Screener segnato. Capito? Cioè, oltre al danno, la beffa. Ma poi da solo. Sì, vabbè, ma da solo. Da solo nell'area piccola. Incredibile, da solo. Screener che sa fare solo questo, da solo nell'area piccola. Se l'è perso Loftus. Dove cazzo vai, Loftus? Ma dove cazzo vai, Loftus? Dove cazzo vai? Non lo guarda minimamente. Cioè, non è possibile una roba del genere. Non è possibile. Stavamo anche giocando decentemente. Cioè, ma tu ti rendi conto che Loftus marcava Skriniar? L'ha lasciata alle spalle ed è andato dritto per i fatti suoi. Cioè, per me, dopo sta roba qua, cambio! Loftus, ti siedi! Dopo sta roba qua, cambio! Loftus, ti siedi! In 8 minuti hai tirato quella ciofeca di merda al secondo anello e hai fatto sta cagata. Per me, non ci stai con la testa, fuori! Ma guarda, avere i cambi, sono fuori! Ma non me ne frega, metti un... Caccia lui, non mettere nessuno! Cioè, ha fatto due cazzate. No? Ha sbagliato un gol già fatto e ce ne ha fatto prendere uno come un pirla. No, ma che te lo perdi in maniera normale, ci sta, fa un movimento, ti spinge, ti strato. Invece no, lui va per i cazzi suoi dritto. No! Non sappiamo tirare in porta, non sappiamo tirare. A questi livelli, a non centrare la porta mai. Cioè, lì trovavi un Çalhanoğlu qualunque, era 1-1. Incredibile. Cioè, in bocca gliel'ha tirata, in bocca. Incredibile. Bravo, grande strappo. Bravo, Rafa. No! Che cazzo, che facciamo i gol da soli? Sveglia! Che forte, bravo Rafa, ha fatto tutto lui. Bravo. Gol in rovesciata ha fatto. No. Oh, che bello, sbagliano anche loro. Mamma Mike. Loro. Sbagliano anche loro. È la parata. La parata? Non fare finta, coglione. No. Non ci sono, perché non finiscono mai? Brutto. Madonna, ragazzi. La semplicità con la quale sì, esatto, sembrava di essere, cioè, capito? Questo ha preso la palla come se fosse dov'è qui? Rafa? Ma dov'è Leao? E qui? Passo questo Skriniar, tocco largo per Giroud, che prepara il sinistro. No! Mi sono illuso tantissimo, non ci posso credere. Ma dov'era Leao? Determinante qui. Dov'è Leao? Doppio passo dalla... No, ha fatto una gran cosa, però Giroud non segna. Qui grande azione di Loftus. Grande azione. Dopo sta roba qua, cambio! Loftus, ti siedi! Queste occasioni, cioè, capito, visto che la partita è così, no? Cioè, queste occasioni vanno sfruttate. Ora, Giroud non è la sua posizione preferita. Quando si allarga troppo è difficile. Non sono i gol alla Giroud. Giroud segna davanti al portiere, dritto, all'area piccola. È difficile che faccia quei gol lì. Non so dove fosse Leao. Però neanche voi. Grazie, Marta. Vabbè, ci siamo arrabbiati. Ma sì, non è che uno le pensa certe cose. In un momento di rabbia uno dice... Dopo sta roba qua... Cambio... Loftus, ti siedi! Ma no, perché adesso, adesso anche ragazzi, Tomori? Ma perché Tomori? Perché è lì Tomori? Per asciugare il pallone? Ma vai in difesa, santo Dio! Cosa sta facendo Tomori così vicino alla palla? Non lo so. No, conta anche i passi, attenzione. No. Non è... Oddio,
Però Tomori non è quello che volevo grande vedere Tomori. Ma va bene lo stesso. Today, tomorrow, Tomori. Mi fido più di quelle banconote che di Tomori con le munizioni. Sì, sì. Dagliela. Dai, fallo il tuo tiro. No! Sarà anche riproposto Loftus al centro. Ma quello è il suo tiro. L'ha proprio presa male, no? L'ha presa proprio male. Doveva fare un tiro a giro qua. Sì. Un tiro a giro. E comunque ha toccato più palloni Donnarumma stasera di Lukaku quando ha giocato Inter-Roma. Stanno fischiando di più Donnarumma. Ah, abbiamo anche un commento da un parisien. Ah, pure un parigino che ci guarda. Paris est magique. Napoletano. Kist est magique. Est magique. Paris Saint-Gennaro. Vi guardo dalla Romania. Grazie, Stetco. Bravo. Chi Stetco? Comunque incredibile, come con le live puoi arrivare davvero in posti incredibili. Che cretino che sei. Oh, oddio. È buona. Ma che schifo. Pulisic. Dai, Cristian. Era buona, altro che. Ma Cristian, ma cosa fai? Chris, come si è fatto inciucciare pure lui. Oh. Oh, vai. Giallo, yellow card. Anthony, aspetta. No, ti richiamo, Anthony. Giusto per cambiare un problema tecnico, ci sta ogni tanto. Anthony, aspetta che prova. Eccolo! Lo senti Martina? Lo sento. Ma chi cazzo c'è in regia? Ma chi hai messo in regia? Pruni ci hai messo in regia. Che sei carina. Grudici. Ciao Anthony. Ciao. Da Milanello sì. È trapelata questa voce secondo cui Pioli soffra di Alzheimer. E pare infatti che lui continui a chiedere un centravanti e che Cardinale gli risponda: no, te lo scordi. Ah, cambiato il jingle, bello. Qual è la materia scolastica preferita da Hakimi? Achimica. Ecco, il mio jingle. Prego, Anthony, prego. Il giocatore del Paris Saint-Germain che si atteggia come una soubrette. Dembélé. Ormai ho capito, più sono scemo e più Dembélé. Grazie mille Anthony. Alla prossima. Ciao. Bravo. No. Neanche angolo, niente. Non vede neanche la porta questo qua. Io non capisco questo giocatore. Non capisco che cosa è. Io non so chi è. Cioè, non riesco a capire se è Bertolacci o se è Pirlo. Bello! Era bello! Cazzo, non ci ha creduto nessuno, eh? Era bellissimo. Urla un po' di meno perché altrimenti strozza l'audio. Che cazzo! Dai ragazzi! Ma Leao che rimane per terra come un babbo? Ma dici che ce l'ho nulla? No, perché? Perché c'era Leao per terra. Ma sti cazzi, pure se si fosse rotto una gamba, ma chi se ne frega? No, ma va. Guarda Giroud. Ah, perché quello lì è rimasto per terra insieme a Leao. E salta in testa Skriniar! Esaltiamogli in testa Skriniar! Diciamolo! Mandiamolo dove deve stare! Salta in testa Skriniar! Che di bello c'ha solo il nome! Esatto! Gigio, che cazzo ti lamenti! Stai zitto, Gigio! Calma. Ma si stava rialzando comunque, non è che... Bravo Rafa, mamma mia Rafa! Tu mi ecciti quando fai così! Sì, peccato che lo fa troppo poco.
Infatti godo poco. Mamma mia Loftus. Mamma Loftus. Dopo sta roba qua, cambio Loftus, ti siedi. Porca troia, ragazzi. Mi ha sentito questo ragazzo. Mamma mia, ragazzi, qua c'è giallo, e qua c'è giallo. Lucas, ma devi scusi, buttare bello, fuori! Esatto, lo devi rosso, buttare fuori! Un bel rosso ti sta insultando. Esatto, lo devi buttare fuori! Ti sta mandando a fanculo in faccia, lo devi buttare fuori! Comunque, oh, posso dire? Brava, stavo dicendo la stessa cosa. Cosa? Grande personalità, Musa. Veramente? Va a prendersi quella palla così bassa. Sì. E la gioca. Sì, la gioca. Mamma mia, Loftus, ragazzi. No. Dopo sta roba qua, cambio! Loftus, ti siedi. Dagliela subito a Rafa. Non andare troppo da solo. Che bravo. Qua gli... Oh, vantaggio. Dagli il fallo, bravo. E qui è giallo. Però perché lo devi ammonire. E qua è giallo. Lo devi ammonire. E qua è giallo tutta la vita. È certo, ragazzi, che è giallo. Qua è giallo. Il cartellino gli devi dare, però. Ma tu, Madonna, Skriniar, veramente sei. Ti possino, guarda, veramente. Ti potessi venire a prendere con le mie mani, guarda. Metaforicamente parlando, ragazzi. Certo. Sì. E qui è giallo tutta la vita, ragazzi. Ma cacchio. Lo butta giù. Sta andando in porta da solo. Come fai a non dargli... No, ma dai. Skriniar doveva essere fuori da metà primo tempo. Punizione. Oddio! Era la nona. La manona, mortacci tua, mi sono illuso. Che bravo, Teo. L'ha presa, Mica ha fatto una paratona. Bella parata. Ha fatto una parata della... Ha fatto una parata della Madonna, ragazzi. Le cose giuste. Pensavo fosse molto più semplice di così. Perché ha fatto una parata della Madonna. Sì. E anche gran tiro. Era bella angolata la palla, Sì, gran tiro anche. Questa entrava, Sì. Oddio. No. Dai, Rafa. Vabbè, però. Bravo, Rafa! Dio, l'ha toccata lui, ha detto. Sì! Mi sa che non c'era. No, ma dai! Ma è la seconda volta che gli dà un angolo che non esiste! Fallo. Bello, che Dio sia lodato. Stai mezz'ora giù, ti prego. Bravi! Lo devi buttare fuori! Cioè, vedi, questo doveva essere fuori a quest'ora. Questo doveva essere fuori. Sto qua, questo doveva essere espulso, doveva essere. Hai capito? L'undicesimo fallo che fai. Hai capito perché poi ci si incazza quando perché lo vengono a munire? Si incazza perché non danno i cartellini gialli quando li devono dare. 79esimo, Skriniar era fuori, siamo 2-1 per il Milan. Ed entra Krunic! Okafor. Oddio, che preso! Porca miseria! Che paratona, ragazzi. Grande parata anche di Ziz, Due parate, oggi Gigio, tanta roba. Beh, il migliore in campo per loro, secondo me. Sì, il migliore in campo del Parì. Ha fatto la doppietta, praticamente. Non era Skriniar, veramente, te possino, veramente. Metaforicamente parlando, ragazzi. Oddio, occhio all'Asia qui. No, la parata. Io pensavo fosse palo. Sì, ma secondo me l'ha mandata Magnan sul palo. No. Ah, no, non l'ha toccata. Vabbè, però c'era. Fuori! Che bravo! È fuori! Ma quanto è bella la rimessa dal fondo, santo Dio. No, tirato questo. Muscolare. Sì. O sta fingendo come un cane, me lo auguro. È una cosa veramente allucinante questa. Questo sta fuori un mese adesso. Ma domani? Risentimento e flessore della coscia sinistra. Domani è il giorno in cui scopriremo la presenza di un altro muscolo. Sì, esatto. Qual era? Era quello di Leao, dell'infortunio di Leao, che non si sapeva che cacchio di muscolo fosse? Elongazione. Ah, no, è vero, elongazione. Che ti ricordi che il giorno dopo era la parola più cercata su Google? Elongazione. Così come quando gioca a Krunic, il giorno dopo quella più diffusa è orticaria.